Ciao a tutti appassionati di storiografia militare, bentornati di nuovo nel quartier generale del Serenissimo Venezia 90, nuovo video dell'anno. Si torna a parlare di Prima Guerra Mondiale, il video di questa sera lo incentrerò principalmente sull'inizio delle ostilità che poi portarono alla Grande Guerra. Mi concentrerò sicuramente su un argomento che se cercate su YouTube, ovviamente in lingua italiana sto parlando. Non trovate video. Questa sera voglio parlarvi un attimino del piano Schlieffen. Non so se l'avete mai sentito nominare. Il famigerato piano Schlieffen che avrebbe dovuto, con una super Kessel, una grandissima battaglia nella sacca, distruggere le armate francesi attestate sul fronte occidentale. Ora, prende il nome da chi? Dall'ex capo di stato maggiore dell'esercito tedesco, il conte Alfred Graf von Schlieffen, capo di stato maggiore del Deutsches Heer, l'esercito tedesco imperiale, dal 1891 al 1905. Qual è il discorso, il succo di questa sera? Che questo piano molto spesso è avvolto da un alone leggendario, alle volte mitico, se non addirittura misterioso. E adesso andiamo a vedere il perché. Prendendo spunto dall'attuale fonte del libro che sto leggendo ora, cioè Caporetto dalla parte del vincitore, dal diario inedito del generale Otto von Bülow, che chi era il generale Otto von Bülow? Si trattava del comandante in capo della costituita, neocostituita 14ª armata mista austro-tedesca, che combatté sul fronte italiano, venne esclusivamente costituita per il fronte italiano, per appunto sconfiggere l'esercito italiano per indurre poi il Regno d'Italia ad una pace separata con l'impero d'Austria-Ungheria. Non è questo l'argomento di questa sera, però ovviamente nel diario di Bülow compaiono molti dettagli riguardanti il piano Schlieffen. Dal capitolo 5, il testamento di Schlieffen risalente al 1914. L'ex capo di stato maggiore imperiale dell'esercito tedesco morì un anno prima, nel 1913, dicendo quella famosa frase che passò alla storia, che molto probabilmente non ha neanche mai pronunciato, dicendo agonizzante nel suo letto di morte: mi raccomando, rinforzate l'ala destra. Ora, partendo dal presupposto che la guerra pareva iniziare paradossalmente in un'atmosfera festosa di uniformi sgargianti, di sovrani, di condottieri a cavallo e impennacchiati come alle parate, di entusiasmo popolare tra fanfare, canti e applausi di chi credeva al breve temporale purificatore. Sì, perché si pensava che entro il Natale dello stesso anno, il 1914, tutti se ne sarebbero tornati a casa. Sì, come no. Il compito dei generali tedeschi non era facile. Il rapporto di forze con il nemico, la durata delle ostilità ed il doppio fronte erano problemi che la politica e la diplomazia dell'imperatore Guglielmo II non avevano saputo risolvere. Gli imperi centrali opponevano 3 milioni di soldati ai 5,5 della Triplice Intesa, che a inizio guerra era Francia, Gran Bretagna e l'impero zarista, la Russia. Ma il rapporto naturalmente peggiorava se si teneva conto delle popolazioni e dei mezzi, per cui i nemici della Germania e dell'Austria-Ungheria avevano ampie possibilità di rimpiazzare le loro perdite. Senza contare che sui tempi lunghi avrebbero potuto farsi aiutare dalle loro truppe di colore, dei dominions coloniali, dal Giappone e forse persino dagli Stati Uniti d'America, come in effetti poi avverrà nel 1917. In quei giorni pochi si resero conto della crudeltà, dell'ampiezza e della durata che il conflitto avrebbe avuto, anche se riflessioni ed ammonimenti non erano mancati. Questo purtroppo all'eredità che lasciò la Belle Époque nel primo decennio del Novecento. Quindi tutto dipendeva dalla rapidità con la quale la Germania fosse riuscita a far fuori la Francia ad ovest. Se questa avesse resistito al primo assalto, le cose sarebbero invece andate per le lunghe, come in effetti poi avvenne. Il tempo era il vero nemico del Reich, che cercava disperatamente una soluzione rapida del conflitto, sia per non doversi dividere contro Francia e Russia contemporaneamente, sia per non venirsi a trovare assai presto a corto di materiali vitali che arrivavano dal mare dominato dalla flotta britannica. Eh sì, ragazzi. Già dall'inizio del Novecento la Germania stava iniziando a essere stretta in una morsa, detto come chiamato blocco economico, dovuto al blocco navale che appunto la Gran Bretagna impose sulla Germania di Guglielmo II.
Ora, il cerino acceso passò praticamente prima della Grande Guerra nelle mani di quello che era l'ex capo di Stato Maggiore dell'esercito tedesco, e cioè il conte Alfred Graf von Schlieffen, capo di Stato Maggiore Generale che risolse il problema, tra le virgolette, almeno sulla carta, attenzione. E fu un bel guaio, perché i tedeschi, con il famigerato piano Schlieffen in saccoccia, contando sulla loro capacità di eseguirlo, si considerarono dispensati, o giù di lì, dal cercare altre soluzioni ai problemi che nascevano dalla geografia, dal dinamismo, dalla loro economia, dall'influenza della loro cultura, dalla politica di potenza loro e dei loro nemici e dalla mancanza di fantasia della diplomazia dell'epoca loro ed altrui. La Grande Guerra si apriva così con quel piano la cui esecuzione vide il debutto del futuro generale della 14ª armata austro-tedesca a Caporetto, Otto von Bülow, uno dei migliori generali che la Germania imperiale abbia mai avuto. E del suo capo di Stato Maggiore, sempre all'epoca di Caporetto, Conrad Kraft von der Messingen, altro bravissimo e capace generale, comandante delle truppe alpine della Germania imperiale, che in un ruolo di comprimari sul teatro di due operazioni che avrebbero avuto un esito opposto e fatto versare i proverbiali fiumi d'inchiostro. Schlieffen, creato feldmaresciallo senza che avesse mai comandato un esercito in campo, era andato a riposo da vari anni ed era morto nel 1913. Il suo piano, messo in carta nel 1905, con le sue ultime parole che vi accennavo prima con rinforzate l'ala destra, mentre era agonizzante, costituivano una specie di eredità per lo Stato Maggiore Imperiale tedesco, che nel 1914 non fu capace di venirne a capo e che lo portò invece a compimento nel 1940, grazie alla Bewegungskrieg per farvela breve, con le Panzerdivision, carri armati, mezzi motorizzati, artiglieria al traino e l'aviazione. Ora, i tedeschi giocavano sulla rapidità della mobilitazione e dello schieramento del loro esercito, che veniva concentrato quasi per intero ad occidente onde battere prima la Francia. Fidando nella lentezza dei russi, grosso errore di valutazione, in Prussia orientale veniva lasciata a difesa un'armata di 200.000 uomini, tra cui appunto il generale Otto von Bülow ne comanderà un corpo d'armata della riserva. Sto andando a memoria. Per il resto se lo doveva sbrigare l'esercito austro-ungarico, che appunto, come sapete, attaccherà la Serbia a seguito dell'attentato che vide l'assassinio del futuro erede al trono, Ferdinando I d'Austria, il 28 giugno del 1914 a Sarajevo, per mano di Gavrilo Princip, che era uno degli esponenti della versione terroristica dei Talamano Nera, che tra l'altro si trattava di un'organizzazione terroristica combattuta dallo stesso regno di Serbia, quindi non riconosciuta. Anche lì era molto probabilmente un pretesto per l'Austro-Ungheria da parte di chi? De quel fenomeno del Konrad Franz, di Franz Konrad von Etzendorf, che voleva a tutti i costi una guerra. Ok? Bene. La Russia, tornando a noi, aveva bisogno di non meno di 2 mesi per far arrivare in Prussia orientale ed in Polonia e nei Carpazi il grosso delle sue forze. In quel breve periodo di tempo bisognava fronteggiarli in qualche modo mentre si annientava la Francia. Dopodiché tutto il peso e la baldanza delle armate vittoriose ad occidente si sarebbero rovesciati verso est, servendosi di un perfetto sistema di linee ferroviarie. E fin qui penso che gli appassionati di storia come il sottoscritto, se hanno un po' di conoscenza, sanno benissimo di cosa sto parlando. Il 1 agosto 1914 la Germania dichiara guerra all'impero russo. Il 3 agosto la dichiarazione di guerra arriverà alla Francia ed il 4 inizia l'invasione del Belgio, territorio neutrale, provocando di conseguenza l'intervento inglese a seguito di un trattato precedente già stipulato agli inizi del Novecento, che sino all'ultimo aveva sperato di tenere lontano. Il 17 agosto l'esercito del Reich aveva completato il suo schieramento con un capolavoro di efficienza e di organizzazione, e su questo devo ammetterlo. Alla velocità media di 30 km orari, 61.404 km di linea a doppio binario ed il lavoro di circa 1 milione di ferrovieri, guidarono 30.000 locomotive. Prestate ben attenzione quando certi fenomeni dicono che la logistica non serve a nulla in battaglia. 65.000 vagoni passeggeri e 700.000 carri merci, fino a quando in 17 giorni
11.100 treni portarono a destino 3 milioni abbondanti di soldati, montagne di materiali e all'incirca 86.000 cavalli. Vi rendete conto? E siamo solo nel 1914. Con la Prima Guerra Mondiale, queste cifre che vi ho appena letto si moltiplicarono. Le celebri bandierine appuntate sulle carte geografiche per indicare un corpo d'armata oppure una divisione di cavalleria non lasciano immaginare che per il loro effettivo spostamento in ferrovia occorressero rispettivamente 6.000 per una divisione di cavalleria, 6.000 treni solo per la cavalleria e 1.200 vagoni. Quindi, terminato lo schieramento alla cui organizzazione negli anni di pace aveva provveduto l'indefesso lavoro di un ufficiale di nome Erik Ludendorff, futuro capo di stato maggiore dell'esercito imperiale tedesco, il piano Schlieffen voleva dire mettere fuori combattimento innanzitutto l'esercito francese. Il confine francese verso la Germania era protetto da un'area montuosa denominata i Vosgi e dalle Argonne, da non confondere con le Ardenne, mi raccomando, la cui forza difensiva naturale veniva integrata da una serie di fortezze, tra cui Verdun, Toul, Effingal e Belfort, collegate tra di loro da linee praticamente imprendibili, per cui il conte Schlieffen decise che si doveva penetrare in Francia passando per il neutrale Belgio e da Lussemburgo, puntando su Parigi che andava girata dal nord, restando nella larga per poi convergere sotto la capitale francese, capovolgendo la direzione di marcia e premere da ovest verso est e da nord a sud l'esercito francese, che sarebbe così andato a sbattere, sempre questo sulla teoria, contro le Argonne, contro i Vosgi e la frontiera franco-svizzera, che le sue stesse poi fortificazioni e le rimanenti armate tedesche del fronte occidentale. Praticamente sarebbe stato schiacciato, vi elencherò le mappe in questione, in un enorme Kessel, che significa appunto battaglia nella sacca. La logica implacabile di Schlieffen si augurava che all'inizio o nel corso delle operazioni i francesi si buttassero contro queste quattro armate schierate da Lussemburgo alla Svizzera. Più francesi esse si fossero trovate contro e minori difficoltà avrebbero avuto le tre armate tedesche dell'ala destra, dell'ala marciante, che dovevano attraversare mezza Francia e che prima o poi avrebbero costretto i francesi ad alleggerire le loro forze tra la Svizzera e Verdun. Se non fosse stato che i francesi avevano già attuato, proprio per contrastare il famigerato piano Schlieffen, il plan di Sète, che si trattava di un piano in cui c'era un'enorme controffensiva da fare in caso di invasione tedesca del nord della Francia. Ora, perché il piano Schlieffen fu avvolto da un alone di mistero? Ce lo spiega un altro ottimo storico, forse il massimo esperto di studi sulle forze armate germaniche in generale, specie dai tempi del regno di Prussia di Federico il Grande fino praticamente alla capitolazione del maggio 1945 con Adolf Hitler, ed è il professore italo-americano Robert Michael Citino. Andando a sfatare questo enorme mito, affermando che il piano Schlieffen molto probabilmente non è neanche mai esistito. Ce lo spiega dicendo che in realtà non esisteva un piano ben definito e organizzato. Infatti i tedeschi aprirono le ostilità nel loro modo abituale, con armate separate sul campo ma operanti indipendentemente alla ricerca di obiettivi utili sui quali poter puntare in modo concentrico. Arrivarono vicinissimo a vincere quella campagna, riducendo al malpartito 4 delle 5 armate francesi, mancando per poco l'accerchiamento e la distruzione della quinta armata francese a Namur verso la fine dell'agosto del 1914. I comandanti tedeschi chiusero i bracci delle loro tenaglia con qualche lentezza di troppo ed i francesi riuscirono a sfuggire. Questo perché? Perché il BEF riuscì a rallentare l'avanzata delle forze tedesche che penetravano dal nord, dalla frontiera tra il Belgio e la Francia, e soprattutto la resistenza dei forti belgi, ma il rallentamento della situazione logistica, la lentezza della logistica tedesca. Quindi fu il fiasco tedesco a Namur e non la più famosa battaglia della Marna l'avvenimento decisivo della loro fallita campagna ad occidente. Concludendo il video, se non vi ho già troppo annoiato, con Citino che ci spiega che il piano Schlieffen ha più di un secolo, ma continua a suscitare un aspro dibattito.
Per il libro, che fa l'origine di tutto questo, si veda Gerhard Ritter, Der Schlieffenplan, scusate, Kritik eines Mythos, il piano Schlieffen tra critiche e il mito, che comprendono il Denkschrift di Schlieffen dall'inizio del 1906, quando il generale era già stato sostituito dal generale Moltke come capo di Stato Maggiore. La prima volta che era stato pubblicato. Il verdetto di Ritter, il piano Schlieffen, non fu mai un autentico viatico per la vittoria, ma una azzardata, forse troppo azzardata scommessa, il cui successo sarebbe dipeso da troppi casi fortuiti. Questo perdurò fino all'apparizione di un libro di Terence Zuber. Praticamente l'argomentazione di Zuber è che il piano Schlieffen era una ricostruzione post-bellica e che non esisteva un piano preciso di Schlieffen per far marciare un corpo d'armata ad ovest di Parigi per circondare l'intero esercito francese. Notando come non ci fosse alcun riferimento a questo piano, se non solo dopo il 1920, e che la prima storia delle operazioni belliche della guerra, quella dello storico svizzero Hermann Stegemann, pubblicata nel 1918, nemmeno lo citasse, quindi Zuber postula che gli ufficiali tedeschi, desiderosi di salvare la loro reputazione dovuta alla umiliantissima sconfitta del novembre 1918 con l'armistizio di Compiègne, ci spiega che praticamente i generali tedeschi tentarono di gettare la colpa sul generale Helmut von Moltke, il giovane, il nipote del vecchio Moltke, accusandolo di aver fallito nell'esecuzione del piano tramandatogli dal suo geniale predecessore Schlieffen. Il libro provocò una controversia enorme che si trasferì sui giornali accademici. Quindi, ragazzi, magari per tanti di voi è una cosa nuova, magari tanti la sapranno, però per dirvi anche il motivo del perché il famigerato piano del conte von Schlieffen non funzionò e venne reso completo grazie agli studi poi portati dai generali Hans von Seeckt negli anni 30, dal futuro generale Guderian, con la guerra corazzata che appunto arrivò a sconfiggere in quello che nel secondo dopoguerra venne definito Blitzkrieg, in realtà Bewegungskrieg, guerra di manovra, che appunto portò alla capitolazione in brevissimo tempo della Francia nel maggio-giugno del 1940. Quindi, ragazzi, io mi avvio alla conclusione. Spero che il video vi sia piaciuto. Spero che avete gradito questo mio primo video dell'anno. E ce ne saranno altri. Vi ripeto, queste sono le mie due fonti e ci saranno parecchi bei video riguardo alla questione sul tema della Prima Guerra Mondiale, argomento qui in Italia poco affrontato. Anche se purtroppo non è che non sono uno strumento propriamente adeguato come divulgatore storico, ma vabbè, pazienza, ci metto la passione che comunque è tanta. Ragazzi, io vi ringrazio di cuore, vi saluto. Se il video vi è piaciuto, like, iscrivetevi, commentate se vi fa piacere, lo potete pure condividere. Vi ringrazio per la pazienza e da Venezia 90 è tutto, ci vediamo ad un prossimo video.